è mercoledì, il mercoledì abbiamo questo appuntamento che si prefigge, insomma, di mettere a disposizione posti di lavoro per i nostri ascoltatori, e lo facciamo ogni mercoledì a quest'ora con il Post in Fabbrica. E oggi ospitiamo una multinazionale leader mondiale nella produzione di tecnologie per la gestione dei fluidi e lo scambio termico destinate all'industria alimentare, marittima ed energetica. Si chiama Alfa Lavale, è con noi questa mattina l'HR Manager Alessia Villa. Buongiorno, benvenuta Alessia. Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, 671 dipendenti, quelli che avete al momento, e ne cercate subito 15. Allora, non possiamo non partire da qui. Che figure cercate? Allora, cerchiamo degli operai, quindi cerchiamo assemblatori e saldatori che vogliano lavorare nella nostra officina a Monza e nel nostro laboratorio che produce moduli navali. Cerchiamo anche ingegneri, quindi un ingegnere processista per la sede di Parma, e ingegneri che lavorino nella nostra sede di Monza per seguire alcune commesse. Cerchiamo disegnatori che quindi sappiano usare AutoCAD o Inventor, quindi che disegnano in pratica i nostri prodotti. E poi cerchiamo anche un paio di periti navali sulla nostra sede di Genova, quindi ragazzi che siano stati imbarcati e abbiano voglia di cambiare vita e quindi di lavorare più a chiamata, quindi fare i tecnici di assistenza sulle navi o sui traghetti. Quindi, come già diceva Alessia, in realtà non saranno poi tutti in uno stesso luogo, dipende dalle situazioni, perché appunto gli ultimi due su Genova, i primi che ha citato su Monza, però voi avete parecchie sedi, quindi anche sul territorio, no? Un pochino più, un po' più di quello che ci siamo detti fino a questo momento. Assolutamente, abbiamo sede a Monza ma anche a Genova, a Parma, due stabilimenti a Suisio e a San Bonifacio, e poi abbiamo uffici commerciali a Padova, a Roma e a Napoli, quindi c'è possibilità in varie regioni d'Italia, candidatevi. Al di là delle posizioni aperte, naturalmente delle aree, no, in cui queste 15 figure andranno a lavorare, ci sono dei requisiti, non lo so, che abbiano a che vedere con l'età, con un certo tipo di formazione? A lei. Sinceramente dipende dalla figura, ma non siamo rigidi, quindi prendiamo neodiplomati o neolaureati, ma anche personale di esperienza, dipende molto dal tipo di figura. Siamo un'azienda storica che in Italia è 1911, quindi abbiamo sia persone veramente molto esperte, sia, come dicevo, figure giovani che prendiamo per formarle, quindi le fate crescere, non è un requisito fisso, le facciamo crescere, certo, all'interno. Molto interessante. Alessia Villa, le chiedo da HR manager proprio di un'azienda come questa, come quella di cui ci stiamo occupando questa mattina, quali sono le maggiori difficoltà che lei riscontra quando deve andare a fare una selezione di personale? Mancano proprio le offerte, diciamo, da parte dei lavoratori, oppure poi mancano alcune skills, alcune caratteristiche? È una buona domanda, Giuse, ed è anche un mix, perché a volte mancano alcune skill, per esempio facciamo fatica a trovare persone che sappiano, che abbiano una buona conoscenza dell'inglese, nel senso che noi siamo una multinazionale e alcuni prodotti o alcuni servizi dobbiamo offrirli in una grande collaborazione con la Svezia o la Danimarca. E quindi abbiamo bisogno di persone che l'inglese lo sappiano parlare, ecco, che sappiano reggere bene appunto la relazione col centro. Altre volte è più una competizione, nel senso che è un'azienda dove abbiamo tanti ingegneri e Monza, Brianza è un tessuto economico competitivo, per cui ci capita che appunto non riusciamo a trovare tutti gli ingegneri che vogliamo, ecco, mettiamola così. Senta, ma se lei dovesse fare un bilancio, insomma, di questo periodo, sappiamo di difficoltà per molte aziende, visto che insomma la vostra azienda in un momento così sceglie, no, di cercare 15 nuove figure, questo che cosa significa? È un buon messaggio per il territorio, perché vuol dire che il Covid ci ha rallentato ma non fermato, e noi prevediamo una buona ripresa soprattutto con gli investimenti, i fondi che arriveranno dall'Europa per l'economia green, perché Alfa Laval appunto è un'azienda svedese, noi siamo svedesi come Greta Thunberg, e quindi facciamo prodotti che hanno veramente un basso impatto ambientale, trattano per esempio le acque di zavorra con gli ultrasuoni, quindi senza prodotti chimici, facciamo tutti prodotti di questo tipo che aiutano ad avere dei processi industriali con basse emissioni ambientali, con basso impatto. E siccome arriveranno molti fondi, noi prevediamo davvero di poter avere una buona ripresa, assumeremo ancora e ancora di più. Che quindi, bello, non è detto, quindi è solo un inizio questo, no? Sì, è solo un inizio, e poi questa è un'azienda che fa parecchia ricerca,
quindi tanti colleghi a Monza, almeno c'è un bel gruppo di ricerca e sviluppo che sta studiando come far andare le navi, ma con non con i carburanti tradizionali, certo, non con la nafta, ma con i carburanti alternativi. Quindi c'è spazio anche per chi vuole fare ricerca e sviluppo. Di questo esattamente nel settore R&D. Allora c'è una candidatura arrivata al momento, però perché ci piace proprio essere, no, nel senso che ci chiedono: accettate anche verniciatori? E come faccio? Allora il come faccio lo dico io: www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. E se cercate anche verniciatori me lo dice lei, Alessia. Assolutamente, cerchiamo proprio a Monza, quindi aspettiamo questa candidatura. Benissimo. Perché noi verniciamo proprio anche i moduli navali, quindi ci servono, e anche gli operai, come dicevo, c'è spazio anche per di nuovo assemblatori e saldatori, quindi vi aspettiamo. Fatevi avanti. Questo, insomma, qui in radiovisione si fa tutto, no, sì, live sul momento, e incrociare domanda e offerta, che è un po' l'obiettivo di questa rubrica di RTL 125 e Confindustria. Grazie alla HR manager di, come detto, Alfa Laval, Alessia Villa, per essere stata con noi. Ricordiamo le 15 figure che cercate, l'indirizzo l'abbiamo detto poco fa. Buon lavoro. Buon lavoro a voi, buona giornata a tutti. Grazie, a prestissimo, e a tutti gli ascoltatori ovviamente che hanno seguito, candidatevi, perché esatto, veramente c'è spazio per lavorare in una bella azienda.